Piccano il fuoco alla loro tenda e due bassanesi costretti a vivere all'ospedale di Cittadella rischiano di morire. È tutto in regola, il commissario straordinario della Pedemontana Veneta risponde alle accuse della Corte dei Conti. Dopo San Vito le passeggiate di sicurezza arrivano a San Marco, Poletto ok ai controlli, no alla giustizia fai da te. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle si tagliano gli stipendi e donano 52.000 euro alla Riviera del Brenta. Stessi prezzi in 7 distributori tra Bassano e Rosà, l'Unione dei Consumatori pronta alla battaglia anticartello. Niente soldi per la manutenzione del torrente Musone, scoppia la rabbia del sindaco di Loreggia. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito assalto incendiario nel cuore della notte e una coppia di bassanesi che abbiamo incontrato qualche tempo fa quando dormivano all'ospedale di Cittadella hanno rischiato di morire tra le fiamme. Ignoti hanno colpito il presidio dei Forconi a Paese lungo la Postumia. Hanno prima cosparso la tenda con la benzina, poi appiccato il fuoco senza sapere forse che all'interno dormivano i due che si erano trasferiti lì da pochi giorni in cerca di rifugio. Quarantenni senza lavoro e tantomeno una casa. Lui originario di Romano Lezzelino con invalidità al 70%, lei di Bassano ha un handicap al 40%. Avevamo accolto il loro appello di una vita dignitosa illesi solo grazie all'intervento di un camionista di passaggio che si è precipitato a spegnere le fiamme utilizzando l'estintore di bordo. Indagano i carabinieri. Un servizio con immagini e testimonianze lo vedrete nella prossima edizione del nostro telegiornale. Ora parliamo invece della Corte dei Conti. Dopo le accuse della Corte dei Conti, lo stesso commissario straordinario per la Pedemontana Veneta è a prendere oggi la parola. Ecco come ha difeso il suo operato. Il commissario straordinario per la Pedemontana Silvano Vernizzi risponde così alle contestazioni avanzate dalla Corte dei Conti che ieri aveva parlato di una serie di ricorsi che hanno portato ad un appesantimento delle attività e a una significativa lievitazione dei costi della grande infrastruttura fino a 3 miliardi di euro. Vernizzi smentisce tutto. Allora, il costo complessivo dell'opera è di 2 miliardi e 258 milioni. Il pubblico ha messo e sta mettendo 614 milioni di euro, la differenza, quindi oltre 1,5 miliardi, lo mette il privato. I soldi pubblici si raccolgono attraverso il bilancio dello Stato, i soldi privati, il concessionario sta esplorando due possibilità, quella del mutuo tradizionale con istituti bancari e quella dell'emissione di un project bond. Entro il primo trimestre del 2016 il concessionario ammesso per iscritto opterà una delle due soluzioni e di conseguenza ci sarà il cosiddetto closing bancario. Tradotto, arriveranno i soldi. La Corte dei Conti poi aveva parlato di un conflitto di interesse per Vernizzi. Il conflitto di interessi ipotizzato nei miei confronti è che fino al 31/12/2013, che ero dipendente regionale, ero segretario regionale delle infrastrutture. Come segretario della regionale delle infrastrutture figura apicale nel settore delle infrastrutture, io nei confronti della Pedemontana avevo un compito, cioè quello di farla, perché questa è una volontà della regione, questa è una volontà della giunta regionale. Come commissario avevo un compito di farla la Pedemontana, quindi diciamo più che conflitto di interessi, unicità di obiettivi. Non vedo dove ci sia conflitto di interessi. I lavori per l'opera intanto proseguono a rilento. Sarà pronta per il 2018, ad eccezione fatta per la galleria di Malo, che sarà operativa nel 2020. E per i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle oggi è stato il Restitution Day. Con i tagli al loro stipendio hanno donato 52.000 euro ai comuni colpiti dal tornado dello scorso luglio. Mentre la politica abbandona le vittime del tornado, infatti i soldi non si sono visti né dalla regione né tantomeno dallo Stato, dal governo, il Movimento 5 Stelle le cose le fa, non si nasconde dietro la burocrazia e le scartoffie, ma onora i suoi impegni, 52.266 euro che vengono dal taglio ai nostri stipendi e che noi diamo come regalo di Natale, come buon proposito alle famiglie vittime del tornado. Questa è la differenza tra una politica fatta di carte, scartoffie e burocrazia e una politica reale vicino ai cittadini. E tornano a Bassano le passeggiate di sicurezza e dopo San Vito questa sera le nuove ronde controlleranno un nuovo quartiere.
Dopo San Vito, le passeggiate di sicurezza approdano a San Marco. È in programma questa sera infatti un nuovo appuntamento con i volontari che, armati solo di pila e cellulare, cammineranno per le vie della città, controllando che nulla di anomalo accada tra le attività commerciali e le abitazioni della zona. Un'iniziativa che non ha certo mancato però di sollevare polemiche. Mi sembra che siano cose molto targate politicamente, che siano la volontà forse più di farsi vedere, avere visibilità, che altro. Certo è che la legge non vieta a nessuno di passeggiare nei quartieri di sera, né sicuramente né in gruppo, e se poi queste persone che passeggiano vogliono avere un occhio attento a eventuali comportamenti di criminali o comunque comportamenti scorretti per poi segnalare alla polizia, credo che non ci sia niente di male. I controlli insomma sono ben accetti, purché però si limitino a segnalare episodi sospetti alle forze dell'ordine. Va benissimo la sicurezza partecipata, come abbiamo chiamata noi, per cui le segnalazioni ai carabinieri, ai polizia, alle altre forze dell'ordine sono fondamentali, però evitiamo qualsiasi tipo di comportamento che possa anche soltanto assomigliare a una ronda, perché quello è il punto di partenza e poi il punto d'arrivo purtroppo spesso è la volontà di farsi giustizia da soli. Ieri ci siamo occupati della denuncia del nostro attento telespettatore che ha segnalato l'anomala uguaglianza di prezzi in ben 7 diversi distributori di carburante. Oggi risponde la Presidente dell'Unione Consumatori. Sentite. Grazie alla segnalazione di un nostro attento telespettatore è emerso un dato che era già stato registrato da voi neanche un anno fa, ovvero 7 distributori di benzina in un raggio di 2 km, stessi prezzi di benzina, stesso prezzo di gasolio, ma che sta succedendo? Sta succedendo quello che noi avevamo segnalato l'anno scorso. Il fatto che tutti i benzinai applichino lo stesso prezzo simultaneamente, lo diminuiscano e lo aumentano simultaneamente, per noi questo è un illecito che si chiama cartello. Vuol dire che loro si sono probabilmente messi d'accordo sotto banco nell'applicare lo stesso prezzo o comunque hanno un comportamento commerciale finalizzato non a farsi concorrenza, ma quello di offrire un prodotto petrolifero, comunque la benzina o il gasolio, a un prezzo comune ha concordato contro gli interessi del consumatore. Voi avevate segnalato alle autorità competenti la questione? Questo noi avevamo già fatto una denuncia specifica alla Guardia di Finanza e all'antitrust, il quale poi noi, da quello che abbiamo capito, non è mai arrivata risposta dall'antitrust, ma credo che il procedimento non ne aveva più avuto seguito. Questa è una situazione un po' delicata, perché adesso a questo punto ci rendiamo conto che nessuna autorità è intervenuta, allora a questo punto faremo una segnalazione alla Procura della Repubblica spiegando i fatti come sono accaduti. Non si va certo a vantaggio degli utenti. Il prezzo tenuto a questo livello rimane sempre un prezzo svantaggioso per il consumatore, anche se rispetto ad altre pompe di benzina può essere un prezzo molto basso. Puntuale come ogni fine anno, il Sole 24 Ore ha stilato la classifica delle città italiane su cui si vive meglio. La provincia di Vicenza è 35esima in assoluto, ha perso 5 posizioni rispetto allo scorso anno, ma resta comunque la seconda città veneta dopo Verona. La sua migliore posizione è quella nella classifica dedicata agli affari e al lavoro, dove risulta la 13esima realtà italiana. Ed ora siamo alla pagina economica. Ai tempi difficili, alcune banche puntano a riacquistare la fiducia del territorio. Vediamo. In un momento in cui tante banche chiudono e falliscono, altre investono sul territorio. È il caso di Mediolanum, che ha aperto una nuova filiale a Bassano e punta i riflettori sulla situazione difficile dell'economia del nostro territorio. Il bassanese dal punto di vista economico diciamo che sta bene, nel senso che tendenzialmente i patrimoni ci sono, anche se in questo periodo devo dire che dal punto di vista della fiducia questa viene un po' a mancare per tutto quello che si sente in giro, per l'economia che è deteriorata, per le faccende legate un po' al sistema bancario e quant'altro, però devo dire che mediamente per quanto riguarda il nostro lavoro, il nostro settore, non ci possiamo lamentare. In tempi in cui si è persa la fiducia nelle banche bisogna lavorare molto per ridare stimoli e certezza agli utenti. Nel momento in cui ci si confronta con una persona che in questo momento magari ha anche un po' di paura di quello che sta accadendo, penso sia necessario confrontarci non più come magari è stato fatto finora solo a livello relazionale o emotivo, ma anche entrare proprio nel razionale, nell'analisi dei numeri, perché mai come ora è stato molto molto importante, sarà molto importante sempre di più analizzare i numeri per capire e scegliere
scegliere una banca veramente solida. Tra i primi passi da seguire è accompagnare proprio l'utenza in un percorso guidato e garantito da personale professionale che va sotto il nome di Family Banker. Il cliente ha bisogno, ha la necessità di parlare con una persona e questa persona deve essere la stessa. Questa persona deve essere una persona di fiducia, questa persona, io dico, deve essere un Family Banker. E continuano le iniziative dell'amministrazione bassanese per favorire le visite e gli acquisti in città. Se fino alla vigilia di Natale la sosta al Parco Le Piazze è gratis per le prime due ore, da venerdì 25 dicembre fino a lunedì 11 gennaio la gratuità sarà spostata al parcheggio Il Ponte, ex Cadorna, sempre per le prime due ore di sosta. Ed è tempo di Natale, ed è tempo di bilanci, ed è anche tempo di festa. L'Avis e il coro Valcanzoi di Castelfranco sono pronti ad un duplice anniversario musica in nome della solidarietà. Natale degli anniversari a Castelfranco Veneto, dove si festeggia un duplice appuntamento. I 60 anni dell'Avis Castellana e il mezzo secolo del locale Coro Valcanzoi. E quale migliore occasione per rendere omaggio a due importanti realtà se non un concerto, domani, nella chiesa di Santa Maria della Pieve, che vede protagonisti i propri cantori del coro, molti dei quali sono anche donatori Avis. Ed è così tempo di bilanci. Attualmente siamo a 1762 donatori attivi e come nuovi donatori quest'anno abbiamo già superato il massimo dell'anno scorso, che era stato di 121, e quest'anno siamo già a 123 e mancano ancora 15 giorni, in cui contiamo di incrementare ulteriormente il numero dei donatori nuovi. Noi facciamo in effetti parecchio lavoro sulle scuole superiori a Castelfranco e quelli ci portano dei risultati interessanti. Le porto un esempio: l'anno scorso su 121 nuovi donatori, 95 età dai 18 ai 25 anni. Il concerto di domani sera, con inizio alle 20:45 nella chiesa di Castelfranco, sarà l'occasione per ascoltare buona musica della tradizione popolare, ma soprattutto sensibilizzare la popolazione sulla donazione e sulla ricerca con la raccolta fondi per Teleton. Noi abbiamo accettato ancora con più entusiasmo il fatto che la serata sia dedicata a Teleton, perché sappiamo benissimo cosa vuol dire Teleton, la ricerca in tutti i campi che speriamo abbia, anzi siamo sicuri che avrà sempre migliori risultati, speriamo che soprattutto anche questa goccia che noi doneremo a Teleton in questa serata serva a qualche cosa. Ed è stata prorogata fino al prossimo 6 gennaio la donna contemporanea del bassanese Severino Morlin. In mostra, ospitata a Villa Caldogno nell'omonimo comune vicentino, opere che raffigurano la donna, la nudità, la consapevolezza e la presa di coscienza della propria sensualità. E per la pagina dell'Alta Padovana invece ci occupiamo oggi del Muson dei Sassi. Sentite la denuncia del sindaco di Loreggia. La regione parla chiaro, non ci sono fondi per avviare gli interventi di ordinaria manutenzione sul Muson dei Sassi. E intanto, in mancanza di soldi, nel corso d'acqua affiora un'isola spontanea. A nulla sono servite le richieste del sindaco di Loreggia, Fabio Bui, di intervenire con almeno uno sfalcio all'anno. Per la manutenzione non si trova la copertura finanziaria. Da Venezia la risposta è unica. Visti i precedenti, la paura maggiore è che rinviando le opere si rischi di arrivare troppo tardi, quando ormai la situazione avrà raggiunto un certo livello di pericolosità. In mezzo al corso d'acqua, si diceva, nel tratto in cui il Muson attraversa il comune di Loreggia, sono cresciuti arbusti spontanei, una folta vegetazione. Questo potrebbe causare un grave problema di deflusso dell'acqua in caso di piene improvvise, come sono quelle del Muson, così come è accaduto pochi anni fa. È vero che la regione è intervenuta pesantemente a rinforzare e mettere in sicurezza gli argini del Muson. Sono stati eseguiti importanti risolutivi lavori, ma trascurando le manutenzioni si rischia di vanificare quanto è stato fatto. Inoltre, sottolinea pesantemente Bui, il comune non può sempre sostituirsi alla regione. Se le risorse non ci sono a Venezia, figuriamoci per un comune, tuona il sindaco. Tempo di presepi su Rete Veneta, quindi segnalateci i vostri presepi e i numeri che state vedendo in sovraimpressione. Una nostra troupe arriverà a casa vostra a firmarli per poi trasmetterli nel corso del telegiornale. Questa sera vediamo i presepi allestiti nella canonica di Santa Maria in Colle e nel municipio di Bassano del Grappa. (Susurra)
Questa sera, come sempre, sui fatti di grande attualità con il nostro direttore Luigi Baccialli. A partire dalle 21.05 ci saranno Renato Boraso, Marino Zorzato, Alessio Morosin, Leopoldo Bottero, Simone Scarabella e Massimo Bettina, Andrea Martellato e Nicola Rossi. Come sempre attendiamo numerosi anche i vostri sms durante la diretta. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci.